moltissimi in macchina sono fatti 3 giorni attraversando le Ande. Non so, adesso è questione di gusti, però quando gioca al BCLS secondo me c'è un profumo diverso nell'aria, anche perché la gente che li segue è diversa dagli altri, non c'entrano con i sudamericani, giocano diverso, è tutto diverso, e poi inizia la scalata al mito, perché il signor Leo Messi oggi prova a mettere una storia diversa all'interno delle sue fantastiche storie che l'hanno accompagnato fino a qua. Però il mondiale, per loro è il mondiale. Ho parlato con tanti argentini oggi, tu addirittura so che hai fatto delle interviste, cioè questi qua si aspettano che lui li porti lì. Questo è il Maracanã, quindi all'interno dello stadio di Rio de Janeiro, subito fuori tantissimi tifosi che sono arrivati fin qua, come raccontava Federico, in macchina, in pullman, un viaggio lunghissimo di 3 giorni per stare vicini alla nazionale argentina, e fuori appunto in tanti, rumorosi, come ci documenta il nostro Barzagli. Ascoltiamone un po'.